Questo programma è offerto da... Da 65 anni Amplifon fa sentire meglio chi ha problemi uditivi. Le persone che non sentono bene spesso non ascoltano i consigli dei figli e si rifiutano di fare il controllo dell'udito. Ciao. Ma dove sei fuori tu? Oh, amore, cosa fai qua? Puoi sempre provare a mettere l'apparecchio acustico. Non fa mica male, sai. Lo sai che aspettare fa solo peggiorare le cose. Nessuno ti prenderà in giro. Io voglio che tu stai bene perché sei molto importante per me. Dateci più oceani, nuovi oceani che cancellino il passato, oceani che distruggano e conservino al tempo stesso, oceani su cui si possa salpare, partire per nuove scoperte, per nuovi orizzonti. Questo è Henry Miller da Tropico del Cancro che canta il canto dell'emigrante. Il premio Ragusani nel mondo, di cui voi dovete essere orgogliosi, è giunto, come vedete, alla sua 12ª edizione e noi siamo qui in questa sorta di stazione ideale, perché Ragusa non ha un porto. Gli emigranti di Ragusa partivano con i treni per raggiungere poi i porti, il porto di Palermo o il porto di Napoli, da cui partivano i bastimenti per le Americhe. Ebbene,
per compiere questo viaggio ideale che questa sera ci porterà attraverso i premi che daremo a persone straordinarie, poi le vedrete una per una, ma anche attraverso gli anni del premio e attraverso idealmente i 12 comuni che costituiscono la provincia di Ragusa. Bene, lungo questo viaggio, per tutto il suo percorso, io mi avvarrò dell'esperienza, della bravura e della bellezza di Caterina Gurrieri. Una scenografia ricca di significati simbolici, lo ha detto anche Franco Di Mare. Un premio che è stato fortemente voluto all'inizio, anzi sembrava un matto questa persona che voi tutti conoscete, che stiamo per invitare qui sul palco, perché tutti gli dicevano: ma lascia stare, è una cosa difficile, come fai a portare avanti un'iniziativa del genere? Ci ha provato, ci è riuscito, e questa sua creatura che compie oggi 12 anni è diventata grande, bella, cammina con le proprie gambe ed ha raggiunto la grandezza e la bellezza che voi state vedendo, e forse arriverà ancora più lontano. Allora io vorrei che qui sul palco salisse il patron della manifestazione e il direttore dell'Associazione Ragusani del Mondo, Sebastiano D'Angelo. Io devo dire grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato, dei tecnici, dei responsabili del Comitato di San Giovanni che ci hanno dato il permesso, a tutti coloro i quali hanno creduto in questa bellissima location che stasera suggella veramente un ciclo bellissimo, difficilmente ripetibile. Antonio Salafia. Buonasera. Facciamo visite ambulatoriali, si parla di 300-400 visite ambulatoriali al giorno, e questa è la norma in India, perché la popolazione è immensa. In India abbiamo circa 400.000 lebrosi nuovi l'anno, aggiunga quelli, i vecchi lebrosi che vanno curati e seguiti, e lei veda un po' quanti ammalati ci sono. Nella zona di Bombay, nello stato di Bombay, abbiamo più di 3.000 lebrosi che hanno bisogno di chirurgia ricostruttiva. Grazie per portare il nome di Ragusa e insieme al nome di Ragusa il nome dell'Italia, del nostro paese alto nel mondo. Adesso bisogna chiamare il premiante. Il senatore Giovanni Mauro. Buonasera. Ecco la pergamena. Il mio impegno intanto è continuare questa tradizione che è piena di valori. Carmelo Salemi.
Giusefina Cannata. In Venezuela ci sono donne bellissime, ma anche perché il sangue dei locali si è mischiato con il sangue dei tanti italiani che sono andati in Venezuela, insomma il prodotto è questo. L'onorevole Riccardo Minardo. E in rappresentanza del governo regionale l'assessore per il territorio Interlandi, per favore, grazie. È un premio meritato perché i 60 milioni di italiani all'estero, compresi gli oriunti, sono quelli che hanno esportato non solo le tradizioni ma anche i valori. In Venezuela veramente le donne abbiamo l'opportunità di andare avanti, di poter avere dei posti che veramente alti nella parte dirigenziale oppure nella parte politica. Invece non so perché, tanto come lei stava a dire, ho parlato con delle persone qui in Sicilia, Modica, Ragusa, e vedo che le persone che prendono stipendi più alti, non so perché, vedo che sono sempre ricadono sugli uomini. Quello non succede in Venezuela. D'altra parte anche la mia presenza qui come esponente del governo regionale testimonia anche che c'è probabilmente anche un'inversione di tendenza che ritengo ormai non possa rappresentare che un dato di fatto da cui difficilmente si potrà tornare indietro. Esperta di finanza ed amministrazione statale, riveste prestigiosi incarichi presso istituzioni pubbliche e private dello Stato di Carabobo in Venezuela. Francesco Antonio Caramagna nasce a Scoglitti l'11 aprile 1945 da Giuseppe e Caterina Castelli. Nel 1961, ad appena 16 anni, Frank raggiunge alcuni parenti negli Stati Uniti. Buonasera e benvenuto. Letterato, imprenditore di successo, politico, uomo impegnato nel sociale, uomo impegnato in letteratura, insomma un uomo rinascimentale. Quale di questi aspetti della sua poliedrica vita lei preferisce? Veramente tutte e quattro, cinque. Non è. E la più, quella che mi piace di più è di la sociale, per esempio, che mi dà libertà di essere fuori, conoscere tanta gente, di aiutare tanta gente. Parlando da me stesso, io, come voi avete visto, ho insegnato per i primi 12-13 anni, dopo ho lasciato l'insegnamento, mi hanno chiesto di
prendere io il posto di insegnare italiano. Il modo che lo faccio io, ho iniziato con 3 piccole classi, ora ne abbiamo 10 dentro 5 anni. E allora i ragazzi, non so, forse per me, perché io magari li tratto bene, ogni settimana prendo una classe e cuciniamo qualcosa. A consegnare il premio al commissario dell'azienda per il turismo, Pietro Barrera. Buonasera, dottor Barrera, prego. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Io volevo un attimino approfittare di questa occasione per lanciare un grande, grosso invito alla signora Susan, che potrebbe essere per noi una grande occasione per essere una testimonial del barocco della provincia di Ragusa e di tutta Val di Noto. L'ha nominata il commissario per l'azienda per il turismo, Pietro Barrera. Noi salutiamo la formidabile Susan Sarandon. Buonasera. Buonasera. Ed è l'occasione per ricordare che non è soltanto una formidabile attrice o un premio Oscar, è anche una donna che riassume in sé qualità umane straordinarie, perché è una donna impegnata in campo politico e sociale, una donna che spende se stessa, la propria esistenza, e fa della sua stessa vita un esempio per tutti quanti. E in scala diversa, in scala nazionale, noi abbiamo un esempio anche qui in Italia, anzi c'è un esempio locale, siciliano vogliamo dire, Loredana Cannata, che chiamiamo, eccola. Un'altra donna. Buonasera, benvenuta. È nel Chiapas che si è rivolto il tuo impegno. Sì, praticamente io collaboro con gli indios del Chiapas. Loro sono i diretti discendenti dei Maya, sono i proprietari di una terra dove dopo 500 anni non riescono ancora a vivere una vita degna. E nelle terre dove lavoro io c'è una forte militarizzazione, c'è una guerriglia di bassa intensità, e ci sono anche, come dire, omicidi che rimangono impuniti, perché ci sono i cosiddetti paramilitari, e cioè altri indios assoldati dal governo che terrorizzano e uccidono soprattutto donne e bambine, perché arrivano quando gli uomini sono a lavorare nei campi. Io quindi sono andata per la prima volta come osservatrice dei diritti umani. Perché? Perché noi che qui paghiamo le tasse, in un certo senso, abbiamo un po' più di garanzie, quindi se ci sono gli internazionali, l'esercito calma i toni, i paramilitari, io li ho visti passare e spassare, ma non sono arrivati, anche se l'associazione ci disse: se arrivano i paramilitari, prendete donne e bambini e scappate, perché non mi salva nessuno. Adesso mia madre e mio padre, che sono qui in sala, scherzo. È andato tutto bene, è andato tutto bene, e tra un po' ritornerò. Che cosa è successo? Che quindi ho chiesto a loro che cosa si poteva fare da qui, da questa parte lussuosa del mondo, ed è bene non scordarcelo mai. Viviamo, io so, vivo in questo paese, so che la vita non è facile, so che i problemi sono tanti, il tempo non c'è, ma ricordiamoci sempre che viviamo nella parte più lussuosa del mondo. Quindi ho chiesto, mi hanno detto che una cosa che si poteva fare era fare dei gemellaggi con delle istituzioni. Quindi sono tornata nella mia terra, e prima di tutto nel mio paese, a Giarratana, e ho chiesto al sindaco Saro Burgio se era possibile avviare un progetto di gemellaggio con queste comunità. Che, la cosa si è allargata, e praticamente tutti i 12 comuni della provincia di Ragusa hanno sottoscritto questo patto di fratellanza con queste comunità. In tutto sono 72 comunità, e questo è un primo segno importantissimo, perché è un riconoscimento politico da parte di un'istituzione, perché per il governo messicano il problema indigeno non c'è. Quindi c'è stato questo importantissimo riconoscimento, che già per loro, che l'hanno accolto con le lacrime e ci hanno detto, il fatto di sapere che ci sono delle persone anche così lontane, che si preoccupano per noi, che lavorano per noi, ci dà forza, ci dà speranza, anche se vivono in situazioni di costante paura. Poi, si andrà avanti. È subentrata anche la Regione Lazio, che ha più possibilità economiche,
e proprio oggi venendo qui per partecipare a questo premio mi hanno detto che è stato fatto il primo pagamento, quindi informo anche qui mia madre e mio padre, io tra un mese e mezzo ritorno in Chiapas, vado a portare i soldi e cominciamo a costruire questi piccoli ambulatori, perché per loro la cosa principale per ora è la salute, perché muoiono di qualsiasi cosa. Loredana non vuole bene solo coloro i quali soffrono. Loredana, lo hai dichiarato tu, io la vedevo passeggiare per le stradine di Giarratana e vedevo che salutava tutti i cani e i gatti che incontrava. Ma dico, questa ragazza, già questo denota un animo gentile, la civiltà della persona. E questo qua l'hai dimostrato anche quando hai incontrato Fiammetta. Fiammetta è la mia cagnolina, se l'hai abbracciata, anzi ti saluta. Grazie. Ti saluta. Grazie, Loredana, per quello che fai. Grazie anche a lei, signor sindaco. Grazie a voi. Volevo dire solo una cosa, che io uso me stessa, credo che noi che abbiamo per questo lavoro accesso ai media, accesso quindi tempo e potere di poter dire a diverse persone diverse cose, dovremmo, come dire, riempirlo nel modo giusto e parlare di cose importanti e non parlare di fidanzate che, come dire, sono cose personali. Io spererei che i nostri colleghi, che i miei colleghi, insomma, utilizzassero meglio il tempo che ci viene dato. Biagio Gurrieri, nato a Comiso il 16 giugno 1933, rappresenta una delle più belle espressioni di genio artistico ibleo realizzatosi all'estero. Deve essere sincero, l'artista si deve commuovere, l'artista si deve sommergere di tutto ciò che lo circonda e dopo poter dare con tutta la franchezza e con tutta la libertà quello che già con l'alimento che ha ricevuto. Ecco. Chiamiamo il premiante di questo straordinario scultore che onora il nome dell'Italia in Argentina, tante sue piazze, lo avete visto, tante piazze in Argentina, prego. Vorrei dire una cosa, se me lo permettete. Prego. 56 anni fa, il 30 agosto del 1950, prendevo il barco, il vapore Santa Cruz, per andare ad arrivare all'Argentina. Grazie, grazie. Il deputato regionale Carmelo Incardona. A Biagio Gurrieri. Questa manifestazione fa sì che un luogo comune viene finalmente sfatato, che la Sicilia ha esportato oltre che cose negative, illegalità, ha esportato anche talenti, ha esportato anche tanta bella gente che è riuscita a portare un contributo nei luoghi dove è andato. All'Associazione Ragusani nel Mondo, questo bassorilievo in ceramica policromata, terracotta, che rappresenta la città di Ragusa fra i Monti Blei e il Mediterraneo. Ecco. Grazie. Grazie, grazie Biagio. Sei un grande. Gianni Battaglia. L'omaggio perenne del Premio Ragusani nel Mondo 2006 va al grandissimo Salvatore Quasimodo. Tindari, mite ti so, fra laghi colli pensile sull'acque delle isole dolci del Dio. Oggi Massali e Piazza Navona a notte sui sedili stavo supino in cerca della quiete e gli occhi con rette e volute di spirali univano le stelle. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, eri nella carlinga con le ali maligne e le meridiane di morte. Ognuno sta solo sul cuore della terra, profitto da un raggio di sole, ed è subito sera. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio al lamento d'agnello di fanciulli, con gli occhi alla pioggia e agli elfi della notte, e là nel campo 15 a Musò, la donna emiliana da me amata nel tempo triste del
della giovinezza. Non ci direte una notte gridando dai megafoni, una notte di zagare, di nascite, d'amori appena cominciati, che l'idrogeno in nome del diritto brucia la terra. Il mio cuore è ormai su queste praterie, in queste acque annuvolate dalle nebbie. Ho dimenticato le cantilene dei carri lungo le strade. Quel giorno di dicembre un raggio di sole trafisse il plumbeo cielo di Stoccolma. Il Nobel fu assegnato a Quasimodo con questa motivazione: per la sua poetica liricità con cui ha saputo esprimere le tragiche esperienze umane dei nostri tempi. Dove sull'acque viola era Messina, la scienza del dolore mise verità e lame, dove ancora tu sei per dirti ciò che non potevo un tempo.
c'è una formidabile, straordinaria donna, una grandissima attrice, nelle cui vene scorre anche sangue racusano. Susan Sarandon. Se la sua fama ha attraversato i confini di tutto il mondo, in pochi conoscono le sue radici ragusane e il suo vero nome, Susan Abigail Tomalin, di origine gallese. Il nonno materno dell'attrice, Giuseppe Criscione, nasce a Ragusa nel 1901 e appena quindicenne, nel 1916, emigra negli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore, come milioni di suoi connazionali. Sposatosi con una donna di origini italiane, ebbe due figli, di cui una, Leonora, oggi ottantenne, è proprio la madre di Susan. Nata a New York il 4 ottobre del 1946, Susan riceve da bambina un'educazione rigida e severa dai genitori, che la porterà ad avere un carattere ribelle e anticonformista. Numerose saranno le partecipazioni alle manifestazioni di piazza contro la guerra del Vietnam e a favore dei diritti civili. Dopo aver ottenuto il diploma a Washington, si iscrive alla The Catholic University of America, in cui viene attratta dalla recitazione. Ecologista e pacifista, nel 1968 partecipa alla Convenzione Nazionale del Partito Democratico Statunitense, in cui interviene in favore degli studenti americani, anche loro protagonisti di quella contestazione giovanile che scuote, alla fine degli anni 60, tutto l'Occidente. Nel 1971 la Sarandon recita in La Mortadella di Mario Monicelli, che le permette di diventare celebre anche nel nostro paese. Nel 1991 l'attrice interpreta al fianco di Gina Davis lo splendido road movie Thelma e Lewis di Ridley Scott, che le vale una nomination all'Oscar e la vittoria del David di Donatello al Festival di Venezia come migliore attrice straniera, insieme alla stessa Davis. You sure? Yeah. Giovanni Criscione è l'uomo grazie al quale tutto questo è stato possibile, perché è lui che si è dato da fare ai computer. Io non so come lei abbia fatto. Come ha fatto a mettersi in contatto e a convincere Susan Sarandon a venire? Ma come ho appunto già detto spesse volte, è stato tutto per puro caso. Appunto tutto è successo nel 2003 e lei appunto ha avuto il coraggio. No, il coraggio, ho avuto questa sensazione appunto che doveva chiamarmi quando poi lasciai il numero di telefono sotto casa sua, quando scoprì appunto che eravamo cugini eccetera, e lei ha ripetuto più volte, mi ha detto sei veramente pazzo. Ma io sono più pazza di te, perché ho avuto fiducia fin dal primo momento, è stato forse un richiamo del sangue e sono veramente contento che questo sogno sia avverato. Ora, signora Louise, perché per noi lei resta nel cuore come Louise, e ogni volta che noi vediamo quello brano, quello spezzone di Thelma e Louise, noi ci commuoviamo. Grazie. Sono molto felice di essere qui stasera.
questa è la casa del mio nonno e adesso sono qui con mia mamma e mio figlio. And I'm sure that my grandfather is very happy that we've all come home. Sono sicuro che mio nonno sarebbe veramente felice di vedermi qui. This is your first time here in Ragusa, isn't it? È la sua prima volta qui a Ragusa. Sì. So you were looking around for roots. So è andato in giro a cercare le sue radici, io immagino. Well, I think in the true Italian sense of fate, it was meant for me to be here. I have a daughter with an Italian man, and. Allora sono sicuro che ha contribuito in qualche maniera il senso italiano del destino a portarmi qui. Ho una figlia che ha un marito italiano. And when I first came to Italy, which was 20 years ago in Rome. La prima volta che venni qui, che fu 20 anni fa a Roma. I knew that this seemed like a place that I should be in Italy more than anywhere in the world that I had traveled. Ho sentito che questo sarebbe stato il mio posto dove vivere rispetto a tutti gli altri che ho conosciuto e in cui sono stata nel mondo. And now that my daughter has studied in Bologna for a year and speaks fluent Italian. Adesso mia figlia ha vissuto a Bologna per anni e parla un italiano fluente, corrente. I think we are at the beginning of a new relationship with Italy, for sure. E questa l'ha sentito come l'inizio di una sua nuova relazione con l'Italia. Somebody here is waiting for you to buy a house around here and to stay here for a while. Qualcuno spera che lei compri una casa qui e si stabilisca qui almeno qualche settimana all'anno. Grazie. First, everyone has been so generous. I think I could stay with everyone for a long, long for time. Free. For free. Ma dice qui sono tutti quanti così generosi e ospitali con me che francamente non sento la necessità di comprare una casa. Mi ospitano tutti gratis. E allora io vorrei invitare la mamma qui, la signora Leonora. Please. Vieni, mamma. Please. Just to the, everybody's waiting for you. In Italia, no, no, really, no. Come on, just to say, just to give a kiss to your daughter. Soltanto per dare almeno un bacio alla sua figlia. Ha detto è lui che non devi perdonare, non me. Lei, signora Criscione, non sa nessuna parola di italiano. You don't know any word in Italian, madam. Un poco, qualcosa di coda. What else you want? Frank Sinatra. That was done just for me. I think you are more than proud to have a daughter like you. You're all lovely. No, I'm not talking about us, but about your daughter. She is so wonderful. Like actress, like woman. Very much woman. È molto orgogliosa ovviamente della figlia, ha detto che non mi perdonerà mai per averla invitata sul palco e non perdonerà mai nemmeno la figlia. I am translating what you say, that you don't forgive your daughter and me to invite you here. Want you to say something to Ragusa? You're also lovely. Your church is great. You're great. Siete tutti straordinari, amorevoli, amabili. Questa cattedrale è meravigliosa. Are you looking for your roots here? Did you go? Have you been around? I've been here before and loved it. Very interesting. The terrain, the architecture, the churches. Sono stata qui già prima e sono stata in giro più che a cercare le mie radici, a vedere l'architettura meravigliosa di questi posti, la gente, i luoghi, il mare, la storia. Sul palco il presidente della provincia regionale di Ragusa e dell'associazione Ragusani nel mondo, Franco Antoci. Buonasera. Questo premio viene con orgoglio dato a un'altra ragusana, alla ragusana signora Susan.
Quindi per me è un, veramente un grande piacere, un grande onore. Cittadinanza onoraria di Ragusa, da oggi Susan Sarandon è una ragusana doc, e a consegnarle il premio della cittadinanza onoraria il sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale. Il sindaco conferisce la cittadinanza onoraria a Susan Sarandon, figlia di questa terra eblea, perché possa mantenere sempre vivo il vincolo di affetto con la città che è stata dei suoi avi e che diventa da oggi anche sua, e sia erede e testimone della fierezza, dei colori e del calore di una terra che certamente ha influito sulla formazione della sua personalità e contribuito alla sua affermazione quale stella di prima grandezza nel firmamento cinematografico internazionale. A lei Miles, la consegno. I don't think you want to miss this moment. Come on. Allora, io non credo che Miles, il figlio, voglia perdere un momento del genere. Ecco qui Miles Sarandon. E allora leggiamo a questo punto la motivazione del premio Ragusani del Mondo. Star di Hollywood, attrice e protagonista di decine di film di successo, premio Oscar nel film Dead Man Walking, nobilita con la sua origine ragusana la storia del premio, coronando l'antico sogno di scoprire le proprie radici e la terra del nonno Giuseppe, nato a Ragusa ed emigrato negli States ad inizio del Novecento.